Elisabetta Franchi e il marito Alan Scarpellini si sono lasciati. Lei confessa tutto su Instagram a un'altra donna. Ecco cos'è successo. Nel mondo scintillante della moda e del lusso, la vita privata delle celebrità attira sempre grande attenzione. Questa volta, sotto i riflettori c'è Elisabetta Franchi, la nota stilista italiana, che ha recentemente rivelato la fine della sua relazione con il compagno Alan Scarpellini. Un annuncio fatto non attraverso comunicati stampa ufficiali, ma rispondendo direttamente ai commenti dei suoi follower sul suo profilo Instagram personale. Una rottura che ha lasciato molti sorpresi e che la stessa Franchi ha gestito con la franchezza e la determinazione che la caratterizzano. I due stavano insieme da 15 anni e hanno anche avuto un figlio, Leone, che spesso compare anche negli scatti che entrambi erano soliti pubblicare sui social. Quando si sono conosciuti avevano entrambi storie importanti alle spalle, dalle quali avevano avuto altri figli, Martina Lui, mentre la primogenita di Elisabetta Franchi si chiama Ginevra, che ha compiuto 16 anni lo scorso ottobre. Non c'è stata, al momento, alcuna comunicazione ufficiale da parte della coppia. L'uomo, come da confessione dell'ex, si sarebbe innamorato di un'altra donna. Di seguito tutti i dettagli: Elisabetta Franchi e il compagno Alan Scarpellini si sono lasciati. La notizia della separazione tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini è emersa quasi casualmente, quando un utente di Instagram ha chiesto della recente assenza dell'uomo nella vita della stilista. La domanda è stata posta sotto una delle recenti foto di Franchi, dove appare sorridente accanto all'amica Greta Borrelli, a bordo di una Porsche. Nel post, Franchi ha scritto: "La vita è un'avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica", e ha aggiunto una frase in inglese che tradotta significa: "Impossibile non innamorarsi". Alla domanda diretta dell'utente: "Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?", la stilista ha risposto con una sincerità disarmante: "Si è innamorato di un'altra donna. Peccato non me lo volesse dire, ma l'ho fatto io per lui. Buona vita". Con queste parole, Franchi ha non solo confermato la separazione, ma ha anche delineato una situazione personale complessa, affrontata con coraggio e trasparenza. I dettagli del tradimento: non è stato solo un commento isolato a rivelare i dettagli della separazione. Rispondendo a un'altra follower che le chiedeva se Scarpellini fosse suo marito o solo il suo compagno, Franchi ha chiarito ulteriormente la sua posizione. La follower, lodando la stilista come esempio per tutte le donne, ha ricevuto questa risposta: "Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo". Con queste parole, Elisabetta Franchi ha comunicato in modo deciso che la scelta di porre fine alla relazione è stata una sua decisione, presa per il rispetto di se stessa e del figlio.